Ciao amici, eccoci con questo secondo incontro col professor De Maria, che la prima volta ci ha, come dire, dato tutti questi spunti sul suo aiuto e su quello che lui ha fatto nella scoperta delle rocce lunari dopo l'arrivo dell'Apollo 11 dalla Luna. E ne approfitterei perché, essendo come dire, un testimone di tutto lo sviluppo tecnologico, comincerei a chiedergli la cosa, come dire, più banale. Professore, lei ha seguito lo sviluppo tecnologico proprio dal primi computer, l'arrivo di internet e adesso l'intelligenza artificiale. Comincerei proprio col chiederle: lei da quando ha iniziato a usare il computer? E quale era? Ma certamente appena nato. Tenga presente che internet fu scoperta al CERN di Ginevra. Sì, nel 90. Il computer tra noi uomini di scienza era fondamentale per certo. poter continuare. Quindi possiamo dire che ho cominciato alla nascita di internet a usare il computer. Certo. Ora io vorrei ricollegarmi a quanto detto prima, e cioè vale a dire il ruolo dell'Italia nella colonizzazione della Luna. Sì. Ed è molto importante perché può offrire la possibilità al nostro paese, senza tema di essere smentito, di essere leader nella colonizzazione della Luna. Perché? A cominciare da 50 anni fa. Diceva Kennedy che le mille miglia iniziano sempre con un passo. Certo. Ebbene, questo passo, senza tema di essere smentito, fu compiuto all'Istituto Chimico dell'Università La Sapienza di Roma con la vaporizzazione di una pietra di luna. Certo. Dimostriamo allora, ed è stato l'unico esperimento che a mia conoscenza è stato effettuato nel mondo, della distruzione di un campione lunare. E come ho già detto precedentemente, fu motivata dal poter conoscere il comportamento chimico-fisico di questi, della Luna in condizioni estreme, e quindi di poter utilizzare il materiale per poter rendere possibile la sopravvivenza dell'uomo. Ecco, parlando di queste innovazioni, lei pensa che diciamo tutto il discorso di internet, ma soprattutto adesso con il nuovo millennio della robotica, possa essere un aiuto per la colonizzazione? Cioè, detto piatto, i robot andranno sulla Luna al posto dell'uomo? Certamente è stata la fase preparatoria che ha consentito poi all'uomo di poter mettere piede sul nostro satellite. E questo certo. potrà ancora continuare, però mi piace mettere ancora in evidenza la grande importanza di effettuare gli studi sullo sfruttamento delle risorse lunari. È la prima cosa che bisogna fare per poter colonizzare la Luna. Certo. E questo comporta come prima cosa l'estrazione dell'ossigeno perché possa essere utilizzata dagli astronauti e possa anche costituire uno dei componenti fondamentali per futuri viaggi, future missioni su altri pianeti. La missione dalla Terra a Marte è stato un flop.
Certo. 470 giorni necessari solo per il viaggio. Sì, è estremamente rischioso. Basti pensare ai REM, basti pensare ai rischi che avrebbero corso e che correranno gli astronauti. E poi soprattutto alla quantità di propellente necessaria per partire dalla Terra. La Luna, avendo una forza di gravità un nono di quella terrestre, implicherebbe un quantitativo di propellente di gran lunga minore. Inferiore, certo. E teniamo presente che abbiamo già il vantaggio di aver costituito una stazione orbitale, l'ISS. Chiaro che è un aiuto. Che è un grande aiuto su cui portare le sostanze e i componenti di cui gli astronauti dovrebbero aver bisogno. Certo. E comunque voglio mettere in evidenza il fatto che noi a Roma abbiamo continuato a studiare le rocce lunari e in particolare un componente che si chiama ilmenite. L'ilmenite è un minerale costituito da ferro e titanio, e quando gli astronauti allunarono nel mare della tranquillità, praticamente allunarono in una miniera di ferro e di titanio, perché la composizione in ilmenite della polvere lunare esaminata, raccolta dagli astronauti, era costituita da ilmenite per il 14%. Se voi pensate che l'ilmenite sulla Terra è rarissimo. Sì, devo dire perché? La verità. Allora, un punto fondamentale è questo, che la Luna si è formata, e questa è la teoria più accreditata, per impatto tra un grande meteorite e la Terra, che ha prodotto la vaporizzazione, quindi la frantumazione del materiale terrestre, che ha avvolto la Terra e che poi per cattura gravitazionale ha dato luogo alla formazione di un corpo solido che è diventato Luna. In questo processo di vaporizzazione la Luna ha perduto tutti i componenti volatili, tant'è vero che la Luna non ha idrogeno, la Luna non ha azoto, la Luna non ha carbonio, e questo è, questo sì, è pesantissimo, perché non la vita è costituita da carbonio oltre che da ossigeno. E quindi questi componenti dovranno essere portati dalla Terra. Bene, noi abbiamo mostrato come portando solo idrogeno dalla Terra, certo, si possa reagire con questo componente lunare, ilmenite. Il termine ilmenite deriva dal mondi ilmeni degli Urali, nella parte sud degli Urali, e se può prendere, ed è magnetico, per cui può essere estratto dalla polvere lunare, che magnetica non è. Questa è una polvere sintetica, un campione di polvere sintetica preparata dalla NASA e che ha distribuito a pochi laboratori al mondo, per studiarla in particolare al nostro laboratorio di Roma. L'ilmenite invece, ecco, lo vedete bene, è un minerale, un bel campione che mi è stato regalato dal professor Flood della Norvegia, che si trova appunto anche in Norvegia, e che contiene ferro e titanio. Bene, per non andare per... Noi abbiamo studiato a fondo questo campione e siamo i maggiori esperti al mondo. Non è stato studiato poco sulla Terra, perché è contenuta nella misura di 0,001. Sulla Luna
è uno dei componenti più importanti. Perché questo? Ritornando al fatto che la Luna ha perduto tutti i componenti lunari, dunque è diventato un corpo costituito, ridotto, noi diciamo chimicamente. Cioè ha il ferro bivalente, mentre sulla Terra è il ferro trivalente. Il ferro sulla Terra lo si ritrova come magnetite, sì, ematite, da cui noi estraiamo l'acciaio. Il ferro sulla Luna non trova neanche un grammo di ematite e magnetite, perché non ha avuto l'atmosfera che possa avere ossidato il ferro. E quindi il ferro è rimasto bivalente. Certo, certo. È uno stato ridotto. Prova ne è per inciso che ci ha permesso anche a noi di scoprire la molecola FeO in fase gassosa nella vaporizzazione dei campioni lunari, che nelle ricerche che facevamo sulla Terra non riuscivamo mai ad avere, per il semplice motivo che l'ambiente terrestre è ossidato. Certo. Senta, professore, nei minuti che ci rimangono le volevo chiedere, avere la sua idea. Allora, siamo entrati a pieno titolo ormai da un anno abbondante, un anno e mezzo, nel discorso e nell'era dell'intelligenza artificiale. Senza addentrarci troppo, volevo proprio capire da lei, ma quali potrebbero essere i vantaggi nell'usare questi software, questi dispositivi che adesso iniziano ad utilizzare l'AI, e quali purtroppo potrebbero essere i problemi che sorgeranno per noi? Ma è evidente che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale aiuterà molto la sperimentazione e la ricerca che dovrà, certo, essere fatta sul suolo lunare. Così, ad esempio, la costruzione di una fornace solare, ecco, eccolo sotto, sì, sì, ecco, sì, che io proposi già allora e che abbiamo anche costruito a Roma. Ah. E con cui per la prima volta al mondo noi abbiamo vaporizzato l'imenite, l'abbiamo portata a 800 gradi e abbiamo ottenuto, ricavato acqua la quale si facilmente si scompone in idrogeno e ossigeno, e l'idrogeno poi ritorna in ciclo. Io ho pubblicato con i miei collaboratori ben 14 lavori. Certo, Madonna! E questa è la possibilità di uno sfruttamento che noi possiamo avviare e che potrà essere un progetto italiano. Certo. Quindi per c'è il rischio, come dicevate lei, della concorrenza cinese, indiana. Certo. Però queste conoscenze sul comportamento chimico-fisico dei materiali ceramici alle alte temperature non lo raggiungono 1,5 miliardi di anni, se non col tempo. Certo. Speriamo, teniamoci buone queste scoperte, professore. E questo è importante, ma non solo ma valorizziamole. Certo. Io spero che possano sostenermi finanziariamente gli enti di ricerca italiani per continuare queste ricerche e progettarle per la possibilità di poterle rendere operabili sulla Luna. Certo, certo. Ma prima di contattare la NASA, mi sia concesso, io desidero che diventi un progetto italiano al 100%. Va bene. I cinesi dovranno attendere non meno di 3 anni prima di arrivare alle conoscenze che noi abbiamo, con tutti, certo, i miliardi di euro che potranno avere. Ah, certo, indubbiamente. La conoscenza non si acquista con i miliardi. No, no, ci vuole tempo, pazienza. Ci vuole tempo, ci vuole una scuola, un team, vuole, certo, come dire, beneficiare del lavoro pregresso dei maestri.
cosa che è avvenuto all'Università di Chicago. Io sono molto grato. Sì, come avevamo detto alla puntata precedente, abbiamo iniziato, e in questo risultato devo dire che c'è anche lo zampino di Enrico Fermi. Caspita. Senta, professore, noi la ringraziamo molto. Come dire, a tutti gli amici che hanno seguito anche l'incontro e la puntata precedente con lei, do l'invito e il ringraziamento per diciamo tutte queste informazioni di cui ci ha fatto partecipi. La ringrazio ancora, e per fare i conti con l'ambiente do ancora una buona giorno a tutti quelli che ci hanno seguito.